Buonasera, gentili telespettatori di Teleprima, e ben ritrovati alla prima puntata del 2021 del Tavolo della Domenica. Buon anno da parte mia. Questa sera al tavolo con me c'è il professor Nicola Coppola, direttore dell'unità organizzativa complessa malattie infettive dell'Università Luigi Vanvitelli della Campania. Professore, buonasera. Buonasera a voi tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei per aver accettato. Professore, naturalmente prima di affrontare la tematica Covid, molto importante, che ci ha accompagnato per tutto il 2020 e probabilmente ci accompagnerà anche per il 2021, ci può parlare dei suoi studi e di cosa si occupa? Sì, come lei diceva, dirigo le malattie infettive presso l'Università della Campania. E quindi con me lavorano altri 3 docenti più altri 10 colleghi che si interessano più di assistenza. Siamo un gruppo, diciamo, decisamente giovane, un'età media di 38 anni, che diciamo si interessa da sempre di un po' di diversi aspetti delle malattie infettive. Il nostro, diciamo, gruppo di lavoro che ha una maggiore esperienza è quella sulle epatiti virali. Quindi noi siamo una terra in cui vi è un'alta prevalenza sia del virus dell'epatite C, del virus dell'epatite B e in minor luogo del virus dell'epatite Delta. Da anni siamo sempre interessati sia dell'approccio diagnostico, ma soprattutto anche terapeutico. Abbiamo anche un laboratorio di biologia molecolare, che è un punto di riferimento per il sud Italia, per i pazienti che oggi noi abbiamo una terapia molto efficace per l'epatite C. Una piccola percentuale di casi, però, è un virus che fa resistenza a questa terapia, e siamo l'unico laboratorio, appunto, nel sud Italia che caratterizza questa piccola popolazione per poi scegliere una migliore terapia come seconda scelta. Poi abbiamo al campo dell'HIV, un campo storico, l'HIV è presente nella nostra popolazione, e qui oggi abbiamo delle terapie che permettono di controllare l'infezione, non di guarire ma di controllare. Quindi c'è un gruppo di noi che si interessa appunto alla gestione di questi pazienti delicati, di questi pazienti con infezione cronica. Più recentemente poi ci siamo interessati della emergenza delle infezioni da batteri, dai superbatteri, quei batteri che ormai si sono abituati agli antibiotici. Noi, una volta che passerà il Covid, avremo questa come emergenza sanitaria principale a livello mondiale. L'uso che si è fatto sconsiderevole degli antibiotici un po' in tutti i campi, a livello ospedaliero, a livello comunitario, ma anche al di là dell'uomo. Pensiamo agli antibiotici che vengono usati nelle fattorie, negli allevamenti di animali, ha reso i batteri spesso resistenti agli antibiotici. Quindi noi negli ospedali, soprattutto in area critica, pensiamo alle rianimazioni, abbiamo pazienti che arrivano in ospedale per altro motivo, un trauma della strada, un infarto e così via, hanno bisogno di rianimazione per qualche giorno, ma lì vengono coinvolti in un'infezione batterica verso cui non abbiamo farmaci. Quindi negli ultimi 5 anni ci siamo interessati di questa problematica, sia in termini di uso consapevole degli antibiotici, questa nuova scienza che si chiama antimicrobial stewardship, e sia in termini appunto di gestione di programmi di infection control, quelli di ridurre il numero di infezioni. Le malattie infettive sono molto vaste, diciamo, come disciplina, quindi parte di noi si interessa per esempio delle tubercolosi, altri di endocarditi, quindi i temi soprattutto nell'ambito di ricerca sono ampi e molto interessanti. Poi nell'ultimo anno siamo stati travolti dall'emergenza Covid, e come gruppo di lavoro, non solo dal punto di vista assistenziale ma anche poi da un punto di vista di ricerca, ci siamo interessati anche di questo campo. Ecco, appunto, proprio mi ha praticamente suggerito lei una domanda: quanto il vostro lavoro è stato influenzato proprio dall'ultimo anno e dalla recente pandemia? Ma come docente universitario io ho 3 compiti: la didattica, l'assistenza e la ricerca. Diciamo che il Covid mi ha stravolto in tutte e 3 le aree.
Da un punto di vista didattico, diciamo dal 7 marzo, non facciamo più didattica, diciamo, in presenza, se non a piccolissimi gruppi in alcune fasi. Certo facciamo la didattica giornaliera con i colleghi, gli specialisti in formazione, però se penso ai corsi di laurea o altre specializzazioni che riguardano le malattie infettive, sono tutte da remoto. La ricerca, noi abbiamo continuato ad occuparci dei nostri campi di ricerca, quindi anche nell'ultimo anno abbiamo pubblicato nell'ambito delle epatiti e nell'ambito delle resistenze agli antibiotici. Ma è ovvio che il 90% della nostra attività di ricerca si è concentrata sul Covid, anche se diciamo, valutiamo banalmente i lavori pubblicati nel 2020, il 60% è in area Covid. L'assistenza è tutta dedicata al Covid. Noi da marzo, come malattie infettive, abbiamo avuto una pausa dal 2 luglio al 1 settembre, quindi per 60 giorni abbiamo riaperto il reparto al non Covid, ma da marzo ad oggi i nostri pazienti sono solo ed esclusivamente Covid. Questo ovviamente è dettato dall'emergenza, è stata dettata dall'emergenza e non potevamo fare altrimenti, ma ovviamente vi è una problematica. Abbiamo diciamo, pazienti, per quanto ci riguarda, di malattie infettive non Covid, che non trovano collocazione. Tutte le malattie infettive campane, ma italiane, sono in primissima linea per il Covid, quindi tutte le malattie infettive sono esclusivamente Covid, ma gli altri pazienti con patologia infettiva, penso alle tubercolosi, penso all'endocarditi, penso all'AIDS, che comunque rimane, diciamo, in mente ho un giovane per cui ero stato chiamato più volte con una toxoplasmosi cerebrale che non trova collocazione in una malattia infettiva e quindi l'abbiamo dovuto collocare in un altro reparto con tutte le difficoltà di gestione e di professionalità. Quindi sì, l'ultimo anno è stato totalmente stravolto da questo virus, da questa pandemia. Professore, oltre quello che diceva, volevo chiedere, secondo lei, oltre le difficoltà, potrebbe essere che nel lungo periodo il Covid bloccherà la prevenzione di alcune malattie? Mi spiego meglio, magari persone che accusano un piccolo fastidio, magari una situazione che le avrebbe spinte in una situazione, diciamo, pre-2020 ad andare in ospedale, non si sono recate in ospedale, penso anche allo screening tumorale. Tutte queste situazioni potrebbero essere poi pagate in futuro. Assolutamente, cioè, noi abbiamo adesso, abbiamo ieri, oggi, diciamo, negli ultimi giorni viaggiamo sui 400, 600, 700 morti al giorno per Covid. Questo è un numero assolutamente considerevole. Dall'inizio della pandemia solo in Italia è sparita una città almeno quanto Caserta per Covid, e adesso l'ha superata di gran lunga, quindi una città e mezza di Caserta, e continuerà ahimè, a aumentare il numero, diciamo, il numero di morti. Ma poi abbiamo i morti secondari, e li avremo poi soprattutto nei prossimi anni. Lei giustamente faceva riferimento agli screening tumorali, quante mammografie ritardate o non fatte, quanti pap test, quante colonscopie, solo per pensare alla prevenzione tumorale, ma pensiamo appunto a quante visite non cardiologiche fatte, quanti controlli per diabetici non fatti. Quindi quando arriva una pandemia, la cosiddetta tsunami di una pandemia, e questo cerchiamo di ripeterlo come comunità scientifica infettivologica da febbraio-marzo, è un qualcosa che va al di là diciamo, di chi è stato, diciamo, avuto e ha conosciuto il dolore del Covid, ma appunto abbraccia anche altre discipline. Noi, come appunto società, dobbiamo quindi, da un lato, affrontarla, perché comunque, quando adesso pensiamo alla nostra realtà geografica, a ottobre-novembre non avevamo la forza fisica di poter interessarci
di altro. Il 60-80% delle forze sanitarie, non soltanto infettivologiche, internistiche, in alcuni ambiti anche chirurgiche, penso comunque ai colleghi dell'ospedale di Caserta in cui sono stati allestiti reparti Covid, in geriatria, in medicina interna, anche nel dei Sargeri. Voglio dire, quindi quando arriva una fiumana di gente dobbiamo dare una risposta. E poi abbiamo tutto il resto della popolazione che non fa i controlli. Quindi noi dobbiamo affrontarla su due binari. Uno, affrontare l'emergenza, ma dall'altro avere, questo purtroppo non è l'ultima pandemia, non sarà l'ultima pandemia, non è la prima, non sarà purtroppo neanche l'ultima. Anzi, più abbiamo un mondo globalizzato, più questi eventi saranno, diciamo, non rarissimi. Una pandemia normalmente si realizza ogni 20-50 anni. È ovvio che ci avviciniamo più ai 20 e ci allontaniamo dai 50 con la globalizzazione. Quindi deve da farci tesoro tutta questa fase per capire che abbiamo bisogno di un sistema che appunto plastico che permetta di affrontare appunto le emergenze, sia affrontando i pazienti che in quel momento hanno difficoltà, i pazienti con infezione dal virus, diciamo così, del momento, ma anche quelli che devono essere gestiti a prescindere dalla pandemia. Professore, lei giustamente parlava di emergenze che potrebbero ripetersi. Diciamo che un riferimento analogo a quello, al periodo storico che stiamo vivendo c'è stato circa un secolo fa con l'influenza spagnola. Lei ci vede delle analogie in questa situazione? Ma sì, diciamo, lì si parlava di un altro virus, diciamo, influenzale, ma come dire, assolutamente sì. Lì la globalizzazione, ci fu un evento simile a quello che noi abbiamo avuto oggi, e l'evento globalizzazione non erano gli aerei, non era il commercio, ma era la prima guerra mondiale. Le truppe andavano e venivano da diciamo, diverse parti del mondo e quindi diffusero il virus in tutto il mondo. E diciamo, volendo rimanere sulle analogie, lì ci fu una prima ondata nel marzo del 18, una seconda ondata nell'ottobre del 18 e una terza ondata nel marzo del 1919. Quindi cosa voglio dire? Che purtroppo le pandemie si comportano più o meno similmente. Non abbiamo grandi, diciamo, difficoltà a prevedere quello che possa succedere. Noi oggi avendo quei 15, 20, 25 mila casi ogni giorno in Italia, avendo paesi attorno a noi che hanno lo stesso numero di casi, se non superiore, noi non possiamo mollare la presa. Noi abbiamo, diciamo, siamo in piena pandemia, in piena fine seconda ondata e quindi con una terza ondata alle porte se non siamo, se non siamo attenti. Quindi un invito alla popolazione a non abbassare assolutamente la guardia. Quindi comunque lei si attende una terza ondata. E noi non abbiamo finito la seconda ondata. Cioè, per ondata noi intendiamo appunto il paragone dell'onda del mare, no? Quindi quando arriva un cavallone c'è il cavallone, poi noi diciamo l'acqua si fa bassa e poi ha un secondo cavallone. E noi l'acqua bassa l'abbiamo avuta ad agosto, noi adesso non abbiamo l'acqua bassa, non è l'alta di ottobre-novembre, ma assolutamente non è bassa. Quindi noi siamo ancora in una fase calante, una fase stazionaria, ahimè, della seconda ondata. Noi rischiamo di avere una terza ondata sulla seconda ondata. Quindi se dobbiamo ridurre il numero di casi e quindi sperare contemporaneamente che il vaccino faccia la sua azione. Ma quello c'è bisogno del tempo, quindi noi lottiamo contro il tempo, dobbiamo aspettare questi mesi e tenere duro. Dice il ministro Speranza qualche Certo. settimana fa, diceva saranno mesi duri in cui dovremo resistere con il coltello ai denti, ed è così. Cioè, noi adesso abbiamo i mesi che non è assolutamente finito, abbiamo ancora adesso
un numero di casi, i reparti non sono assolutamente vuoti, certamente non sono pieni come novembre. Noi diciamo al policlinico siamo partiti da 8 posti letto, diciamo, baseline di malattie infettive a 12, 24, adesso siamo a 50 posti letto, tutti dedicati al Covid. A novembre e inizio dicembre avevamo le barelle, cioè non riusciamo neanche a diciamo, rispettare le esigenze della popolazione con questi 50 posti letto. Adesso siamo a metà dei posti occupati, ma non siamo a zero posti occupati, quindi i pazienti sono presenti appunto negli ospedali. Negli ultimi giorni vediamo appunto un lento, costante aumento. Certo, non numeri ancora preoccupanti, ma se appunto l'esperienza ci ha dimostrato che numeri che se noi non spezziamo tenderanno poi a crescere inesorabilmente. Professore, arriveremo naturalmente al discorso dei vaccini, però volevo riallacciarmi a quello che ha detto lei, responsabilità, attenzione, perché comunque l'epidemia è tutt'altro che finita. Prima puntata dell'anno, come dicevo, abbiamo da poco superato il periodo natalizio, sappiamo che comunque c'è stata una grande risposta anche di maturità da parte degli italiani, ma la presenza dei furbetti c'è sempre. E lei sa meglio di me che la gran parte dei contagi avviene proprio magari in ambito familiare, dove ci si abbassa la mascherina, c'è comunque un rischio in più. Sì, assolutamente. Questo lo vediamo ormai da settembre. Noi la prima ondata, che in Campania fortunatamente è stata assolutamente limitata, se pensiamo al nord, era un contagio sociale, quindi sull'ambiente di lavoro, nei mezzi pubblici, nel supermercato, cioè diciamo nella vita quotidiana. Quotidiano. Noi come Mezzogiorno, quindi da settembre in poi, e questo vale per tutta un po' Italia, il contagio si realizza essenzialmente in famiglia, laddove noi ci sentiamo più protetti. Questo è il motivo per cui sono state fatte delle scelte nel periodo natalizio. È ovvio, è inutile negare che sono state delle scelte difficili e che ci hanno procurato difficoltà a tutti. Diciamo così, è mancato un Natale con le grandi tavolate, con i nonni, con i cuginetti, con le persone con cui normalmente trascorriamo diciamo, il nostro periodo natalizio. Ma era un sacrificio da fare. È ovvio che questo è un sacrificio che non è stato, diciamo, stato fatto dalla grande maggioranza della popolazione. Quindi io mi rivolgo essenzialmente sia a chi è riuscito a fare questo sacrificio, a mantenere questa rigidità, perché è quello che ci ha salvato e quello che ci permette di ridurre il numero dei casi. Ma mi rivolgo soprattutto a chi non è stato attento. Cioè, è tutto comprensibile, ma dobbiamo comprendere che la nostra scelta quotidiana è una scelta che non riguarda soltanto noi, ma poi tutta la popolazione. Se a casa io invito gli amici per una tombolata, è ovvio che io avrò un contatto con delle persone che a loro volta hanno avuto altri contatti, e così si allarga appunto la risposta del virus, che poi può non riguardare me in termini clinici, ma poi può riguardare appunto il mio padre, il mio nonno, il mio zio più fragile. Quindi questo è un virus che colpisce tutte le popolazioni, ovviamente è più cattivo nelle persone più deboli. Quindi è un atto di responsabilità. Noi dobbiamo essere responsabili in tutte le situazioni. Noi come diciamo, ricercatori, e soprattutto poi come clinici, lo siamo dal primo momento, non ci siamo sottratti, abbiamo diciamo così, affrontiamo giornalmente il virus. Non posso negare che per noi è difficilissimo, cioè convivere con questo virus e poi tornare a casa e diciamo, vivere con la mia famiglia è un disagio. Cioè, non sono, personalmente non sono la stessa persona di un anno fa, non riesco a abbracciare semplicemente le mie figlie, diciamo, in parte mia moglie, proprio perché si ha la paura di portare il virus a casa. Quindi siamo in prima linea, però tecnicamente siamo tutti in prima linea, quindi come siamo noi responsabili, chiediamo la responsabilità da parte di tutti. Con questo appello, giustissimo, cui mi associo del professore, ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario, ritorniamo subito da voi.
Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione@teleprima.it. Eccoci ritornati in studio, il tavolo della domenica con il professor Nicola Coppola. Abbiamo affrontato la tematica del Covid, introduciamo adesso quella che potrebbe darci la svolta decisiva, ovvero quella dei vaccini. Partendo da una notizia, direi per lei molto lieta, perché lei i primi di gennaio ha ricevuto la prima dose, davanti era presente anche il rettore della sua università, Gianfranco Nicoletti, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Antonio Giordano. Professore, che appello si sente di dare dopo che ha ricevuto questa prima dose? Allora, innanzitutto è stato uno dei giorni più emozionanti per noi, per me e per tutto il mio gruppo, che poi dopo di mesi è, diciamo così, vaccinato. Cioè, per chi ha vissuto questi mesi, che sono mesi indescrivibili, cioè, non è possibile descrivere a parole quello che abbiamo, diciamo così, affrontato, è una svolta. Quello che voglio dire alla popolazione è che è stato frutto è un vero e proprio miracolo scientifico. Se qualcuno è in alcune, diciamo, interviste o anche parlando appunto con colleghi o anche con amici, diciamo, mi chiedeva a marzo, ad aprile arriverà il vaccino, ero sicuro che non si poteva arrivare in così poco tempo. E, diciamo, pensare che un virus che è stato identificato giusto un anno fa, perché il virus è stato identificato la prima volta nella notte tra il 9 e il 10 gennaio del 2020. E a meno di un anno, perché la prima dose in Italia è stata somministrata allo Spallanzani il 27 dicembre, quindi a meno di un anno abbiamo avuto un vaccino che è un vaccino efficace, questo che noi stiamo utilizzando, il vaccino Pfizer, ma è stato sperimentato su 19.000, in tutto 37.000 pazienti. 19.000 hanno ricevuto il vaccino e 19.000 non hanno ricevuto il vaccino, dimostrando un'efficacia del 95%. Quello di Moderna ha un numero più o meno simile di diciamo, soggetti su cui è stato sperimentato. Quindi aver fatto in così breve tempo, identificato il virus, messo a punto un vaccino, sperimentato, è un vero e proprio miracolo. Cioè un miracolo che, come dire, cioè, per chi fa ricerca è qualcosa, cioè, io adesso sto parlando di brividi, cioè, dico, è praticamente impossibile immaginarlo qualche anno fa. Ed è quello che ci permetterà la svolta, è quello che ci permetterà di, diciamo, di voltare pagina. È ovvio che non va via tutto. Bisogna vaccinare, vaccinare ed arrivare ad una copertura della popolazione che deve arrivare almeno al 70, ma probabilmente anche al 90% della popolazione per poter immaginare un ritorno pieno alla normalità. È ovvio che alcune cose non le sappiamo ancora. La durata dell'immunità non la conosciamo, però è ovvio che pensare ad oggi e pensare invece a marzo, ad oggi vediamo il sereno, oggi vediamo la luce alla fine del tunnel. Il tunnel è ancora presente, l'ho detto prima, cioè il tunnel dobbiamo combattere per questi prossimi mesi, ma la luce c'è, quindi dobbiamo essere responsabili e poi quando toccherà alle varie persone appunto vaccinarsi proprio per ritornare alla normalità. E giustamente parlava di un momento molto emozionante da un punto di vista, penso, non solo professionale quanto umano il rapporto con vostra moglie, le vostre figlie. Però, come dire, lei ha parlato anche di tunnel, di una situazione ancora difficile. Nonostante la sua prima dose che le è stata inoculata, l'attenzione deve essere ancora massima perché lei non ha ancora sviluppato l'immunità. Assolutamente, cioè funziona che... per quanto riguarda il Pfizer noi abbiamo due dosi, okay? Quindi si fa a distanza di 21 giorni. Quando io parlavo di efficacia del 95%,
Innanzitutto, gli studi hanno dimostrato che quando parlo di efficacia intendo non di non avere l'infezione, ma di non averla clinicamente evidente, cioè avere la febbre e poi, ovviamente, se non ho la febbre, non ho neanche la forma severa. Questo 95% si raggiunge la settimana successiva alla seconda dose, quindi come dire, tecnicamente a distanza di 4 settimane dalla prima dose sarò sperando che siano il 95% di quelli che hanno risposto al vaccino. Quando intendevo che la strada è ancora lunga, non era per me soltanto, cioè, l'emozione è certamente personale, ma l'emozione era per la popolazione, per la nostra società. Quando toccherà a tutti, quando raggiungeremo quell'80-90% di copertura vaccinale, ovviamente noi potremo ritornare alla vita quotidiana. Quindi, e questo ovviamente ha bisogno di tempo. L'Italia è tra i primi. Se non erro, secondo il report di ieri, è la prima nazione in termini di dosi somministrate per popolazione. Noi siamo un popolo che siamo abituati a lamentarci, siamo abituati a pensare sempre che gli altri siano Più migliori, bravi. più bravi di noi. Diciamo, il Covid ha dimostrato che non è sempre così. Noi siamo stati certamente il paese che per primo è stato fortemente come dire, colpito da questo virus, ma il modello italiano è un modello che è stato esportato. È stato il primo ad essere colpito, ma nella seconda ondata è stato l'ultimo ad essere colpito. E non è, diciamo così, ed è certamente testimonianza che avevamo lavorato bene. Adesso, anche per quanto riguarda l'organizzazione dei vaccini, non siamo messi male, anzi, siamo diciamo ad oggi i primi a livello europeo. E nell'ambito dell'Italia la campagna non sta facendo una brutta figura, anzi, Certo. sono diversi giorni che in termini rispetto alla popolazione siamo quelli, e rispetto alle dosi soprattutto ricevute, siamo quelli che riescono a somministrare più dosi. E ovviamente non è una corsa, cioè non è una Certo. chi è più bravo, chi è meno bravo. È ovvio che dobbiamo essere rapidi. Noi più vacciniamo, più abbiamo il vantaggio del vaccino. Professore, naturalmente, viste quelle che sono le tempistiche, la gente ha anche imparato nel corso degli anni, lei ha parlato di miracolo. Solitamente per arrivare ad un vaccino servono molti più anni. Ci spiega, secondo lei, perché si può parlare di miracolo e come è stato possibile ottenere un tale risultato in soli 9-10 mesi? Ma allora, l'abbiamo detto prima, io mi interessavo di altre cose rispetto al Covid, in termini di ricerca intendevo. E è ovvio che se nel 2019 le mie 100 ore invento di attività di ricerca erano invento sulle epatiti, oggi 90 sono sul Covid. E adesso moltiplicatelo per tutti, diciamo, non solo gli infettivologi, ma noi in questi mesi abbiamo collaborato con tutte le diverse discipline diciamo, mediche, ma non solo. Adesso mi viene in mente che, ad esempio, martedì avrò una call con i colleghi ingegneri perché loro hanno messo, con il nostro aiuto, messo a punto diciamo, un'ipotesi di diagnosi precocissima con un chip. Quindi lo racconto perché appunto un po' tutte le discipline scientifiche, dall'ingegneria alla biologia, alla medicina, si sono interessate di questo. Quindi non è, noi normalmente per sviluppare un nuovo farmaco, il vaccino è un farmaco, c'è bisogno di anni, ma perché ci lavora su quello X operatori. Tutto il mondo, dalla Cina all'America, alla Gran Bretagna, alla Germania, tutti si sono concentrati su questo e tutti i governi hanno stanziato soldi per la ricerca. Questo è un dato importante. A marzo la Regione Campania, che è un piccolo elemento nel mondo, però ha stanziato milioni di euro in ricerca Covid, che hanno portato poi dei frutti vari, ovviamente
diciamo, in diversi campi Covid. E quello che è successo in Campania è successo un po' in tutto il mondo. Privati, penso a Bill Gates, ma WHO, l'OMS, i governi hanno dato soldi e soldi alla ricerca. Questa è una dimostrazione che la ricerca è vita, cioè noi dobbiamo credere nella ricerca, e questo è l'invito a chi ci governa, affinché appunto quello che è successo nell'ultimo anno, ovviamente nel piccolo, si mantenga poi al di là della pandemia. Bisogna investire in ricerca. Ciò che viene, un euro investito in ricerca è un euro che spesso noi non vediamo, ma lo vediamo a lungo termine. In questo caso l'abbiamo visto a 9 mesi, proprio perché sono stati tante menti che hanno lavorato e tanti soldi che sono stati spesi. Lei giustamente parlava di soldi per la ricerca. È stato approvato il vaccino Pfizer-BioNTech, è stato approvato Moderna, in Inghilterra hanno approvato l'AstraZeneca, e ci dovrebbe essere per giugno il vaccino tutto made in Italy di Reitera, dello Spallanzani. Questo come la fa sentire? Assolutamente, c'è bisogno di più vaccini, perché anche solo da un punto di vista strettamente industriale, no? Io devo vaccinare l'80-90% della popolazione italiana, ma devo vaccinare l'80-90% della popolazione mondiale. Quindi questo poi ricordo anche l'appello del Papa di non lasciare i paesi più poveri al di fuori del vaccino. Adesso noi ci stiamo concentrando sugli operatori sanitari, perché queste sono le dosi che noi abbiamo e queste sono le forze organizzative. Poi passeremo alle altre forze, diciamo così, che fanno muovere un paese, e alle persone più fragili. Non dovremmo dimenticare ovviamente i paesi più poveri. Quindi noi più vaccini abbiamo, meglio è. Reitera è una ditta che ha lavorato con lo Spallanzani e con diverse istituzioni, ha finito la fase 1 che ha più che promettente come dati. Adesso a febbraio partirà la fase 2 e la fase 3, per capirci, e diciamo così, il corrispondivo del dato che dicevo prima dei 19.000 pazienti della Pfizer. Il piano di lavoro è quello di fare le vaccinazioni nel mese di febbraio della seconda fase, febbraio-marzo, in modo tale da avere i dati già appunto per maggio. Quando vi è un'emergenza sanitaria, le società che regolano l'accesso ai farmaci possono realizzare delle situazioni più rapide. Questo appunto per le emergenze sanitarie. Però vorrei appunto tranquillizzare la popolazione che le organizzazioni regolatorie, l'FDA negli Stati Uniti, l'EMA in Europa, l'AIFA, vigilano sui dati, vigilano sulla sperimentazione. Quindi sì, è tutto più accelerato, ma questo non significa che non è sicuro. Abbiamo dati anche sulla sicurezza assolutamente molto confortanti. È ovvio che, questo diciamo ricordando i principi di farmacovigilanza, i principi di farmacologia, io ho dato il vaccino a 19.000 persone e non mi è successo nulla. È ovvio che nei primi 15 giorni in Italia sono stati vaccinati 500.000 di operatori sanitari, quindi che è molto di più di 19.000, quindi è possibile che noi vedremo sui grandi numeri delle piccole cose, ma che saranno comunque assolutamente, assolutamente piccole. E i numeri che noi stiamo vedendo adesso confermano che è un vaccino sicuro. Riagganciandomi anche a quello che diceva prima, ci sono state situazioni, alcuni operatori sono risultati positivi al virus dopo la prima dose inoculata. Ci può chiarire che naturalmente non dipende dal vaccino, no, ma perché appunto non c'è ancora risposta immunitaria. Assolutamente normale, diciamo, vi ho detto, il 95% dell'efficacia si ha dopo la prima settimana della seconda dose. L'immunità inizia, adesso uno studio recente pubblicato su Nature, intorno al 12° giorno dopo la prima dose. Quindi tutto ciò che succede dal giorno in cui faccio la dose al 12° è un vuoto. Poi c'è chi risponde alla 12°, chi risponde al 12° giorno dalla prima dose e chi a 7 giorni dalla seconda dose. Questa è la variabilità, noi siamo fatti fortunatamente da geni diversi e quindi ognuno di noi risponde in maniera diversa. Certo, professore, le faccio una domanda e mi permetto anche di farla a me e alla mia stessa categoria.
Secondo lei, visto comunque il periodo del 2020 che abbiamo trascorso, molti medici hanno prestato il loro volto, la loro presenza in televisione per informare la popolazione, però naturalmente ci sono state un po' delle opinioni diverse. Secondo lei, la sua e comunque anche la nostra categoria, hanno delle, tra virgolette, delle colpe per aver gettato un po' di caos, non solo nella popolazione, ma anche magari un po' di diffidenza verso il vaccino? Ma diciamo che sono due concetti diversi. Il WHO parla anche di infodemia, cioè noi abbiamo avuto insieme alla pandemia virale anche una pandemia di informazioni, che ovviamente ha dato certamente problemi. Il consiglio è sempre quello di seguire le indicazioni degli enti regolatori. Quindi un'informazione giusta è quella che viene appunto da un ministero, che viene da un istituto superiore di sanità, da un WHO, se vogliamo parlare a livello mondiale, del CDC in America, dell'ECDC europeo. È ovvio che siamo fatti, siamo uomini e quindi c'è chi non è mancato anche dei personalismi o dei protagonismi. E, credo nella buona fede un po' di tutti che si è voluto dare informazioni alla popolazione. E, sul vaccino però credo che non ci sono informazioni contrastanti, cioè il vaccino è insieme all'acqua potabile quello che in generale ha salvato più vite nel mondo. Sabin, che è quello che ha inventato il vaccino per la poliomielite, si calcola che ha salvato 2 miliardi di persone, cioè quanto la nostra popolazione, cioè come dire, non so, sul vaccino non si discute, cioè, non c'è discussione. Sono, il vaccino è qualcosa di un bene prezioso. In assenza di vaccino, abbiamo parlato della pandemia dell'influenza, ma l'influenza spagnola si è fermata perché è finita la prima guerra mondiale, quindi le truppe non camminavano più. Noi allora dovevamo, per fermare la pandemia, dovevamo fermarci, fare un lockdown totale tutto il mondo per x mesi, probabilmente per 2-3 anni. Quindi non c'è discussione. Riagganciandomi anche alla sua attività universitaria, uno dei temi più importanti anche all'inizio del 2021 è la riapertura delle scuole. Lei, da professore prima che da padre, didattica a distanza, in presenza, cosa ne pensa? Ma è un discorso molto delicato e poi è articolato. L'organizzazione fatta nelle scuole, e l'ho sempre detto e quindi lo ripeto, è assolutamente un'organizzazione, quando rispettata, assolutamente sicura. Il problema è che bisogna far rispettare le regole scolastiche, su quelle, avendo anche una moglie docente, quindi guardo da fuori quello che succede, guardando anche appunto le mie figlie che vanno a scuola, su quelle non sono preoccupato. Il problema è tutto il contorno. Certo. Cioè, è ovvio che se comunque abbiamo dei limiti, e questo è inutile negarlo, che come Italia una delle cose su cui lavorare è certamente sono i trasporti. I trasporti, soprattutto nelle grandi città, devono essere più frequenti, questo permettono di ridurre appunto i contatti, ma è anche di nuovo la consapevolezza dell'individuo. Se il ragazzo rispetta tutte le regole a scuola, però poi prima di entrare o appena esce toglie la mascherina, si abbraccia, si bacia con i compagni di classe, va a studiare a casa degli altri, è ovvio che non va bene. Cioè, dico, non è il problema a scuola, è il problema di tutto ciò che ruota attorno alla scuola. Certamente io credo che da qui comunque la DAD, o comunque tutto ciò che è a distanza, mo che va al di là della scuola, qualcosa rimarrà. Cioè, dico, se penso adesso all'ambiente universitario, è ovvio che molte delle riunioni che prima facevamo in presenza, io credo che non ha senso rifarle in presenza, ma è meglio farle a distanza. È un risparmio di tempo, un risparmio di energie e così via. Ma ritornando appunto alla scuola, il contatto diretto è importante. Io credo che i nostri giovani
soprattutto i più piccoli, soffriranno anche da un punto di vista mentale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista sociale nella mancanza di questi mesi. Dobbiamo quindi noi come sistema paese cercare di affrontare e di ritornare quanto prima alla vita normale. Tutti pensiamo ovviamente all'economia ed è giusto pensare all'economia, però e non solo come padre, ma proprio come cittadino, credo che l'esigenza dovrà essere innanzitutto la scuola. Quindi sì, pensiamo ovviamente all'economia, ai ristoranti che chiudono, è importantissimo quello, perché senza economia non si va avanti, ma credo che avere appunto una generazione asociale, quindi con la DAD, o addirittura con una capacità di conoscenza inferiore, sarà molto ma molto peggiore da qua a 10 anni. Quindi in termini di, come dire, anche di esigenze, è ovvio che immaginare di vaccinare i professori, immaginare di fare la vaccinazione per far ripartire la scuola è comunque importante. Non potremo vaccinare i più piccoli, perché il vaccino è stato sperimentato, il Pfizer dai 16 anni in poi, il Moderna 18 anni in poi, quindi comunque sono fuori dalla vaccinazione. Però comunque noi dobbiamo avere come sistema paese la necessità, l'esigenza di tornare in presenza, soprattutto per i più piccoli. Professore, parlando anche naturalmente del vaccino, abbiamo elencato quelli che sono stati i vaccini approvati o come il Reithera dello Spallanzani in fase di approvazione, seppure in una fase embrionale, ma ci sono anche dei percorsi alternativi, mi vengono in mente la plasmaterapia o gli anticorpi monoclonali? Sì, lì parliamo di terapie. È ovvio che rispetto alla prima ondata abbiamo imparato, e questo parlo da clinico adesso, abbiamo imparato molte cose nella prima ondata, io se penso a tutti i pazienti che abbiamo gestito nella prima ondata, è ovvio che si sono stati fatti, tra virgolette, non errori, cioè, però comunque abbiamo dato delle terapie non idonee, non sapevamo come gestirli, pensiamo alla clorochina, no? L'idrossiclorochina, pensiamo agli inibitori delle proteasi per l'HIV, tanti farmaci dati ai nostri pazienti perché degli studi embrionali su piccoli numeri di pazienti o su culture ci facevano vedere un certo effetto. Oggi sappiamo gestire di più questa malattia, ma siamo ancora ben lontani però da terapie efficaci. Sappiamo che l'eparina serve, sappiamo che il cortisone quando lo dobbiamo usare quando il paziente ha bisogno dell'ossigeno, ma come si è sperimentato dei vaccini, si sono sperimentati anche dei farmaci. Noi siamo pronti adesso ad usare nella pratica clinica, perché sono stati sperimentati degli anticorpi monoclonali specifici nei confronti di alcuni elementi della risposta infiammatoria. I dati sono più che promettenti, ormai sono in fase di pubblicazione e quindi poi a ruota verranno poi approvati per l'uso. Sulla plasmaterapia i dati invece preliminari non sono confortanti, i dati che sembravano essere entusiasmanti erano però su piccoli numeri, non sono stati confermati sui grandi numeri. Ovviamente aspettiamo gli studi studi sui grandissimi numeri, però comunque anche in termini terapeutici già oggi sappiamo molto di più e a breve avremo delle armi terapeutiche efficaci per il paziente malato. Il vaccino è per evitare appunto che quel paziente arrivi a quella malattia. Certo. Professore, l'ultimissima che volevo farle, introducendo che Plus Biology, un'importante rivista, l'ha inserita tra gli autori più citati al mondo, insieme ad altri oltre 40 colleghi dell'università. Una domanda, forse un po' più umana: che si aspetta dal 2021 e se ci può anticipare quali sono i suoi lavori per quest'anno? Per i prossimi 6-7 mesi come gruppo di lavoro siamo ancora concentrati sul Covid. Come dicevo, abbiamo ancora tante cose da capire. La medicina è bella perché, se solo pensiamo che questo virus nel 90% dei casi non ti determina quasi nulla, al massimo un po' di febbre, poi solo il 10% succede appunto il putiferio, sempre come gruppo di lavoro stiamo soprattutto cercando di capire
perché e chi questo 10%, questo come gruppo di lavoro. Ovviamente stiamo riprendendo un po' le fila di quello che avevamo messo un po' nel cassetto in termini di antimicrobial stewardship, in termini di tubercolosi e in termini di, progetti di ricerca relativamente ad esempio alle epatiti. Per quanto riguarda appunto l'epatite C, una notizia appunto di alcune settimane, finalmente è stato firmato il decreto attuativo per cui vi è un finanziamento per far uscire il sommerso. Noi abbiamo il paradosso per cui abbiamo una terapia per l'epatite C che è efficace nel 97% dei casi. Noi con una compressa data per 2-3 mesi guariamo nel 97% i pazienti che hanno l'epatite C, che sono pazienti che possono sviluppare una cirrosi o un epatocarcinoma. Ma molti pazienti hanno l'epatite C, non lo sanno o non arrivano al centro, o non sono consapevoli di questa terapia. Quindi lo Stato italiano, questo prima del Covid, poi il Covid lo ha un po' fermato, ha dato dei finanziamenti appunto per dei programmi di screening e di identificazione. Come gruppo di ricerca avevamo molto lavorato in alcune popolazioni, quelle dei tossicodipendenti, quelle dei carcerati o anche quelle di pazienti appunto ospedalizzati, e appunto la voglia di riprendere questi temi proprio per sempre il bene appunto della popolazione. Professor Coppola, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto a tutti. E questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buon proseguo di serata. Arrivederci.